Benvenuti e bentornati a Vivere in Corea del Sud. In questo video sono con Alessandro Vesprini, ricercatore analista di geopolitica.info, e parleremo un po' di Corea, anche oltre all'aspetto commerciale. Alessandro è un economista e sulla base dei propri interessi, magari ecco, chiacchiereremo un po' di Corea sotto altri punti di vista. E niente, ti do lo spazio per presentarti e ti chiedo in anticipo qual è stato il tuo primo approccio con la Corea, perché ti sei interessato di Corea. Allora, prima di tutto ti ringrazio per l'ospitalità, Mattia, è sempre un piacere parlare di Corea, un paese che amo profondamente. E diciamo che il mio approccio iniziale alla Corea c'è stato nel 2017, paradossalmente quando sono andato in Erasmus in Norvegia ho conosciuto dei ragazzi coreani e diciamo mi hanno aperto un mondo molto più ampio dell'Unione Europea, cioè prima dell'Erasmus io ero molto concentrato sull'Unione Europea, tant'è che uno dei miei sogni nel cassetto era di lavorare per la Commissione Europea. Poi, quando ho conosciuto questo gruppo di ragazze e ragazzi, mi hanno ampliato proprio la visione del mondo. E tornando in Italia, quindi ho iniziato, oltre che a laurearmi, ho anche iniziato a approfondire alcuni studi di relazioni internazionali. Purtroppo la mia prima, non purtroppo perché sia stata una brutta esperienza, ma perché mi sarebbe piaciuto magari andare prima in Corea, però la mia prima esperienza nell'Asia è stata una study visit in Giappone. E in Corea sono riuscito ad andare solo dopo e diciamo più come turista. Verso il 2020 che ho iniziato ad occuparmi a livello, tra virgolette, professionale di Corea del Sud, quando appunto ho iniziato a collaborare con questo centro studi chiamato geopolitica.info. Sostanzialmente questo centro studio è un centro italiano che racchiude accademici, professionisti e varie persone interessate alle relazioni internazionali o come nel mio caso alle relazioni internazionali economiche. Diciamo, le attività di questo gruppo sono diverse, principalmente ricerca e divulgazione, come ad esempio la pubblicazione di articoli su determinati argomenti oppure ad esempio, io recentemente sono stato coinvolto in un progetto finanziato e commissionato dal MEICI, dal Ministero degli Affari Esteri, ma il centro studi si occupa anche di formazioni in presenza e online, formazioni che tra l'altro quest'anno sono stato chiamato a contribuire con una piccola lezione all'interno di un panel riguardante integrazione economica del sud-est asiatico. In realtà il primo anno mi hanno anche invitato, come invitano i vari collaboratori, a partecipare alla Winter School, diciamo al progetto formativo iniziale, progetto iniziativo principale, e ho imparato tante cose, è stato veramente molto interessante. Ad esempio la questione ucraina, cioè io non mi sono stupito più di tanto relativamente quando la Russia ha invaso l'Ucraina, perché durante appunto la Winter School i docenti mi hanno spiegato che comunque la Russia era una potenza che aveva un grosso arsenale militare, una voglia di farlo valere, e quindi diciamo che mi aveva anche informato su di questo, quindi non mi ha troppo colpito la notizia, mi ha più colpito perché stavo andando in Corea proprio nel momento in cui hanno chiuso le frontiere, lo spazio aereo, e l'aereo su cui mi trovavo è stato costretto a tornare indietro. Quindi, diciamo, è stata più quella l'esperienza personale che mi ha colpito. Certo che negli ultimi anni, una volta non si usavano gli aerei più di tanto, poi hanno cominciato ad essere utilizzati, poi è scoppiata la pandemia, quindi molte persone bloccate, poi adesso anche gli spazi aerei, insomma. Ma stavo leggendo diversi articoli che sostenevano che durante la pandemia ci sono stati molti voli fantasma perché, siccome le rotte sono fisse, devi farli comunque, altrimenti perdi il diritto a volare su quella rotta. C'erano parecchie compagnie che facevano volare i voli vuoti per non perdere non so come si chiama, prelazione, preferenza, precedenza, non so. Diciamo Però anche non so se è una questo, notizia vera. non so, cioè anche questo sarebbe da verificare, perché quando io mi trovavo in Corea, poco prima della pandemia, già avevano annunciato di dare per cancellare i voli diretti da Seoul a Roma e anche a Milano, se non sbaglio. E poi è esplosa la pandemia e tipo da lì non ce n'erano più. Mi era arrivato un messaggio dell'ambasciata d'Italia che stava organizzando un aereo
però alla fine non è partito, non c'è mai stato perché chiedevano circa 2000 euro a persona e non hanno raggiunto nemmeno 10 persone e quindi non c'è stato questo volo, sarebbe stato un volo extra all'Italia in collaborazione, forse non ricordo se con Asiana o Korean Air, ma ricordo che poi praticamente poco prima della pandemia, cioè della vera e propria esplosione, c'era tipo la T-Way, che è una compagnia coreana che aveva fatto tantissimi voli a bassissimo prezzo per il Giappone. E poi da lì sono andati a diminuire perché comunque già loro erano in crisi, tra virgolette, a causa del boicottaggio sul Giappone per la questione appunto dei Ah, chip che i coreani è hanno fatto, vero, cioè, sì, per la questione della whitelist e l'esclusione. sì, Quindi ma vabbè. Per chi non sa di cosa stessimo parlando, tantissimi smartphone e prodotti elettronici prodotti un po' in tutto il mondo, ma anche tramite aziende coreane, hanno bisogno di componenti che magari vengono dal Taiwan, dal Giappone. In particolare, la Corea eccezionalmente aveva un accordo con il Giappone che prevedeva che la Corea potesse importare diversi di questi componenti senza. Relativamente con meno scartoffi, c'era comunque un giro di documenti, ma comunque si è investito meno tempo rispetto a quello che sarebbe la norma. Però poi, a causa del lancio di missili nordcoreani, il Giappone ha accusato la Corea di aver, diciamo, dato parte di queste componenti, o comunque aver favorito la Corea del Nord nello sviluppo di armi nucleari, eccetera. Ci sono stati i soliti, diciamo, battibecchi a causa della questione che grava da sempre, da 70 anni, delle Comfort Women, e da lì il Giappone ha deciso di togliere la Corea da questa lista bianca, e adesso la Corea può ancora acquistare componenti dal Giappone, ma il tutto richiede più tempo. A questo punto, visto anche le tue basi e i tuoi interessi geopolitici ed economici, magari ti darei il là per questo genere di cose, per questo genere di argomenti, perché in particolare noi pensavamo di parlare anche sull'utilizzo dell'idrogeno e il modo in cui appunto alcune aziende coreane iniziano a farsi valere e a emergere nell'economia sud-est asiatica e mondiale. Diciamo che da 2 anni a questa parte i microchip sono stati sotto la luce dei riflettori, in particolar modo per la grande crisi che ha coinvolto il settore. Sostanzialmente i microchip non è che si utilizzano solamente per prodotti elettronici come smartphone o computer, ma anche in alcune componenti elettroniche degli autoveicoli. E durante la pandemia praticamente le industrie del settore hanno smesso di fare ordini, mentre quelle dell'industria digitale hanno aumentato gli ordini. Quindi, diciamo, i produttori si sono trovati una sorta di, non dico di equilibrio, ma diciamo che hanno avuto modo di attutire il colpo. Poi, quando la situazione è tornata alla normalità per il settore automotive, questi hanno ricominciato a fare ordini. E i produttori lì si sono trovati veramente in gravi problemi perché sostanzialmente il settore funziona in maniera mista, cioè non è che producono solamente sulla base degli ordini, loro hanno una produzione che è parzialmente fissa, cioè producono quello ogni anno, se non erro, e poi in base agli ordini fanno più produzione o meno produzione. E praticamente quando c'è stata questo mismatch della domanda sono entrati in crisi, tant'è che gli stati, tra cui la Corea, hanno iniziato a finanziare pesantemente la creazione di industrie sul proprio territorio. E secondo me questa è la cosa molto più interessante di tutta la discussione, perché viene fuori un aspetto della competizione tra stati che, se da un certo punto di vista nelle relazioni internazionali si parla molto di competizione tra America e Cina, ma a mio avviso c'è una competizione anche tra gli alleati degli Stati Uniti, perché comunque Taiwan, Stati Uniti, Giappone, tutti sono messi a inondare di soldi il settore, ma per dirti, Taiwan, Corea del Sud costruiscono le fabbriche sia in Cina che negli Stati Uniti. Poi se andiamo a vedere anche il tipo di microchip che costruiscono, quelli più avanzati se li costruiscono a casa loro, non è che vanno a costruire, che ne so, microchip in Italia. Però ecco, la questione è che i microchip che producono Corea del Sud, Taiwan, i migliori li producono sul proprio territorio. Quindi diciamo c'è questa competizione, tra virgolette, fantasma che emerge poco, però la Corea diciamo, è uno dei paesi più importanti a questo punto di vista. Si sa, ma penso che non si sappia bene di preciso in che contesto, che segmento competa con le altre nazioni. Per dirti, i semiconduttori in realtà sono
Ci sono 30 diversi tipi di semiconduttori secondo l'associazione dell'industria dei semiconduttori. Tre macro categorie, Samsung, SK, Hynix, che è un'altra impresa sudcoreana, e rappresentano diciamo, le prime due industrie di una di queste tre macro categorie. Quindi capisci che l'importanza della Corea del Sud all'interno di questo settore è pazzesca. Sono proprio importantissime. Se andiamo a guardare le dimensioni di Corea del Sud e Taiwan in confronto a quelle di Cina e Stati Uniti, cioè comprendiamo che è qualcosa di pazzesco, che Cina e Stati Uniti sono anche, diciamo, quelli che detengono i principali brevetti e design. Oddio, la Cina forse non tantissimo in effetti, non ha tutti questi brevetti, ci sta provando, sta investendo fortemente, ma non credo sia in grado di brevettare autonomamente microchip e quant'altro. Diciamo, quello che ho sentito all'interno della Corea è che idealmente si pensa che, non tutti lo pensano, però si pensa che magari Corea, Giappone, magari Taiwan si dovrebbero unire contro la Cina, che è questo, diciamo, gigante che fa mobbing, perché comunque c'è il mercato finanziario che dipende anche dalla Cina e ogni qualvolta magari un paese, c'è cioè già a livello mondiale, ma anche nel sud-est asiatico, fa uno sgarro, diciamo, alla Cina, generalmente ci sono vantaggi, ripercussioni Sì. socio-economiche. Quindi abbiamo parlato un po' in generale della scena geopolitica molto, molto leggermente per far sì che appunto ci possano seguire tutti quanti. Sebbene la maggior parte delle persone che si approccia alla Corea la conosca tramite il K-pop e i drama, in realtà, come è noto anche tramite la Samsung, la Hyundai, l'LG, la Corea ha anche diverse aziende che si affacciano su, diciamo, ambienti internazionali, in particolare anche a livello di idrogeno e di, diciamo, tecniche per produrre energia tramite l'idrogeno. Mi sembra capire che la Corea si stia portando avanti e abbia dei progetti interessanti, concorrendo anche con il Taiwan, correggimi se sbaglio, perciò magari ecco, se mi vuoi parlare un po' di questo aspetto. Sì, guarda, io penso che se da una parte parlare di microchip sudcoreani, magari per alcuni addetti al settore possa essere abbastanza, cioè conoscano già il fatto che Corea del Sud sia un grosso produttore di microchip, secondo me l'idrogeno veramente non poche persone se ne stanno rendendo conto di quanto effettivamente la Corea ci stia investendo su questo importante vettore energetico. Infatti, la Corea detiene un primato relativo ad essere stata la prima nazione del mondo a promulgare una legge che ne regolamentasse il settore per quel che riguarda la produzione, la commercializzazione, anche per dirti le strutture di ricarica per gli autoveicoli, per fare un esempio. Poi in realtà l'idrogeno è una fonte di energia, non è una fonte di energia, ma diciamo, è energia con cui puoi sia alimentare un autoveicolo, sia alimentare un'industria. E in realtà, sebbene stiano investendo, stiano abbastanza commercializzando veicoli a idrogeno, il loro interesse principale è quello di utilizzare l'idrogeno per la produzione industriale. Anche se non so effettivamente se l'attuale presidente coreano abbia intenzione di investire su questo settore. In realtà la Corea è tipo il terzo paese al mondo per investimenti pubblici. Yeon Suk-yeol, se non erro, punta molto di più sul nucleare, sbaglio? Sì, ho sentito anch'io che durante il periodo di Moon Jae-in, siccome si parlava molto di mise mongi, che poi in realtà le mise mongi, che sarebbero le polveri sottili, ci sono sempre state, ma negli ultimi anni ci sono, diciamo, più sensibilità sull'argomento e sulla, diciamo, diffusione dei dati, e praticamente aveva detto che avrebbe chiuso diverse fabbriche di carbone, cosa che poi in realtà è stato un mezzo blef, perché alla fine molte sono rimaste attive uguali. E, tra parentesi, paradossalmente sulla carta Milano, anche io ora mi trovo a Milano, Milano è molto inquinata, però il cielo io lo vedo comunque molto più azzurro che in Corea. In Corea vedi proprio una differenza, è proprio grigio, senti proprio un odore strano perché lì sono particolato sottile PM2.5, mentre in Italia, se non sbaglio, è PM10. E avevo letto anche che l'Unione Europea di tanto in tanto multa l'Italia perché magari emette oltre la soglia consentita. Quindi ecco,
Diciamo, questo Non mi punto sono di detto una vista, cosa. tristemente, la Corea è abbastanza inquinata, anche perché è molto vicina alla Cina e alla Mongolia. Sì, praticamente la Corea del Sud sta investendo moltissimo, ma non sta investendo solo risorse finanziarie, ma sta investendo anche la propria influenza estera. Di fatto, uno degli ultimi accordi del presidente Moon Jae-in è stato quello di approvvigionarsi di idrogeno e altri elementi necessari alla produzione di idrogeno con gli Emirati Arabi Uniti. E diciamo che l'area del Medio Oriente in realtà è uno di quei paesi, di quelle regioni del mondo su cui la Corea sta investendo fortemente, sia a livello tecnologico che a livello di armamenti di difesa, che appunto energetici. Un altro esempio è relativo a quanto effettivamente la Corea del Sud, non solo privatamente, ma anche a livello di Stato, ma anche a livello privato, sta investendo in ingenti quantità. Se non ricordo male, nel 2021, l'anno in cui tra l'altro la Corea del Sud ha emesso la prima legge al mondo per quel che riguarda l'idrogeno, hanno dichiarato di aver costituito un'alleanza per l'idrogeno. Se non mi sbaglio, sono Hyundai, SK e LG, mi sembra, forse addirittura Samsung. Hyundai sono sicuro perché dovrebbe essere tipo il colosso dell'idrogeno, quella che produce le macchine. SK dovrebbe produrre le batterie o LG? Sì, SK Sì. fanno anche telefonia e trasmissioni. Perché poi in realtà, appunto, noi si parlava di Chaebol in privato, argomento che i molti che guardano i drama li conoscono perché il Chaebol è il tizio ricco per il quale, cioè che si innamora della tizia povera o viceversa. Però sostanzialmente diciamo che in Corea Crash landing on. queste Chaebol hanno degli affari a 360 gradi, nel senso che Sì. Samsung fa computer, condizionatori, aspirapolveri, per esempio il Dyson. Grazie agli accordi bilaterali, il Dyson è arrivato anche in Corea, però non essendoci magari, ecco, degli accordi di copyright specifici, e alla fine hanno finito per fare la stessa aspirapolvere Samsung e LG, tipo, no? Quindi questo per raccontare alcune, diciamo, peculiarità anche geopolitiche ed economiche a barzelletta. Sì, Sì, ecco, giusto per fanno fare polizze un'altra. per la vita, polizze per la vita, contratti telefonici e, diciamo, broadcasting, eccetera. Vai. Giusto una cosa molto interessante che non so per quale motivo nessuno si stupisce, nessuno, nel senso, non ho ancora visto video di persone che magari fanno, guardate la mia applicazione messaggistica coreana, si chiama KakaoTalk. Aspettate, ma io devo chiamare un taxi. Che compagnia di taxi posso prendere? KakaoTaxi. E per trovare la La strada compagnia me. uso Kakao Map. Sì, Kakao Map, esatto. Ma perché perché una compagnia poi. messaggistica dovrebbe avere dei taxi? Comunque, a me piacerebbe parlare di più, ovviamente per No. questioni tempistiche, questo podcast si sta, diciamo, lo chiudiamo quasi qui. È stato un piacere ascoltare un po' di informazioni sugli studi di un italiano che è interessato di geopolitica ed anche su alcuni, diciamo, aspetti dell'economia come la produzione di batterie, microchip, idrogeno. Non so se magari, ecco, se c'è una domanda aperta che vuoi fare alle persone che magari vogliono commentare per avere magari un episodio parte 2 o comunque sia, se c'è qualcuno che vuoi salutare, barra ringraziare, o un qualcosa che vuoi consigliare da leggere, insomma, ti faccio chiudere l'argomento e. Io vorrei ringraziare il mio centro studi per avermi dato ampia disponibilità per parlare della Corea, tant'è che mi hanno concesso l'opportunità di parlare alle elezioni presidenziali, ho potuto curare una rubrica personalmente, una rubrica che ho chiamato Blue House 22, Omen Omen, sulle elezioni presidenziali. E beh, posso fare un po' di autopromozione. Bye bye. Invito a leggere i miei articoli se vi interessa geopolitica e politica interna, anche perché di recente il Centro Studi ha collaborato con Domani e sta collaborando alla realizzazione del suo periodico geopolitico Scenari. Vorrei anche ringraziarti per avermi dato l'opportunità di condividere
la mia esperienza e la mia conoscenza su questi settori. È stato comunque anche un piacere parlare, fare digressioni varie. Ringrazio nuovamente Alessandro per aver partecipato, spero il video sia stato di vostro interesse e vi invito a farmelo sapere con un mi piace e con dei commenti. Fatemi sapere, fateci sapere se magari volete un approfondimento su qualche tema in particolare, perché se abbiamo diciamo, le competenze per farlo, magari possiamo anche proporre una seconda parte. E niente, un saluto e al prossimo video. Kamsahamnida, gnocchi kaseyo. Oh, so vai a sumira.